Ciao a tutte e a tutti. Oggi faccio un po' assonnata, è un video un po' diverso dal solito. Dunque, come vedete nel foglio, ieri sono stata alla Fiera Creativa di Bergamo, è stata una giornata bellissima. Siamo partite dalla Sardegna in sette e quindi siamo partite la mattina e rientrate la notte. È stata una giornata stupenda, la fiera era bellissima. Io non avevo mai partecipato a una fiera per hobbisti, quindi sono rimasta estasiata. Per me è stato come Alice nel Paese delle Meraviglie, diciamo. C'era uno stand dove rimanevi incantata, poi ti facevano vedere i lavori. Molte volte, anche per me che magari cuccio, ho visto delle persone realizzare dei lavori in modo che io non avrei mai immaginato. Ad esempio, c'erano dei pannelli di patchwork stupendi. Una signora straniera parlava inglese, ma si capiva che non lo era. Probabilmente era di qualche paese dell'est. Ci ha fatto vedere come preparava tutti i vari pezzi del patchwork, del quilting. Io sono rimasta affascinata, anche se ci vuole tantissima pazienza. Poi c'era Emanuela Tognoni, ho fatto il corso della taglia e cuci, adesso vi faccio vedere che cosa ci ha fatto realizzare. È stato un progettino molto semplice, era giusto per vedere il funzionamento della taglia e cuci e che cosa si poteva realizzare con quella macchina. Quindi abbiamo fatto questa presina molto molto carina. Emanuela è una persona molto simpatica alla mano, non vedrà mai questo video, però mi è piaciuta tantissimo, oltre che è una bella ragazza, è anche molto gentile e disponibile. E niente, ora vi faccio vedere i miei acquisti. Sono stata molto morigerata, cioè mi sono trattenuta perché non ho sforato neanche il budget, nel senso che mi ero portata un tot e poi invece non l'ho neanche speso tutto, perché molte cose, devo dire, non sono convenienti. Le cose per lo scrapbooking costano forse anche più che acquistarle online, perché molto spesso si trovano promozioni, spedizioni gratuite, quindi per lo scrap non ho comprato niente, però per chi cuce come me c'era il mondo, veramente tessuti. Io sono rimasta, avrei comprato tutto in tutti gli stand, ma Barbara che era con me mi ha detto: Rubi, contieniti perché siamo solo all'inizio. No. Quindi ho comprato solo più o meno tessuti e poi qualche altra cosa alla bottega delle idee di Lecco. Niente, questa è la mappa che ci hanno dato, io avevo intenzione di consultarla, invece non l'ho consultata perché sono andata proprio alla cieca da stand in stand, sono impazzita proprio. E quindi, allora, in uno stand avevano il feltro e il panno Lenci, oltre a tante altre cose, a prezzi veramente convenienti e colori bellissimi. Quindi qua non rende, ma è un color prugna. E questo feltro era 70x50, sì. Ve lo metto così lo vedete. 3 mm, 50x70, poi se andate in fiera colore 70. Lo stand non ve lo posso dire perché non mi hanno dato biglietto da visita, però il colore è questo, un prugna, bellissimo. Questo celeste che in foto è più vivo ma è più tenue. Ed erano 4 pezzi 10 euro. Quindi molto conveniente. Questo verde è un verde malva. E questo salmone, stupendo. Io ho cercato di mettere la luce naturale, però non so se renda. Poi, il primo stand dove ho fatto il danno è uno stand, è piccolino, era un banchetto, ce l'avevano delle polacche e avevano, tutti li chiamano fat quarter, che potevi acquistare, tutti abbinati tra loro, e avevano questi pacchetti che penso siano 10 centimetri per 150, 10 centimetri per 150, quindi sono strisce, tutte abbinate tra loro, vedete? Queste costavano 9 euro, adesso io le apro e ve le mostro, non le ho viste nemmeno io, ho scelto colori un po' che si abbinassero tra loro, ma non,
diciamo tutti dalla stessa tonalità, un po' misti. Tra l'altro mi ha fatto vedere anche come li piega e quindi mi ha detto se le vuoi piegare anche tu. Eccoli qua. Dunque questo, nero con le rose, qua, le scritte che sono sempre carine, il bianco che si abbina sia al bianco che al nero, al rosso, questo con le scritte, Sweet Home, che poi tra l'altro questo mi sembra di averlo preso anche in Fat Quarter, in rosso, fiori, si ripete fiori e neri e di nuovo rosso. E grigio, vedete due tonalità di grigi. Belini 9 euro questi, però sono 1,5 m per chi fa le tazze, ad esempio. Qua ci escono gli spicchi, quindi ho pensato a quello. Poi ho preso questo malloppo. Allora, ogni quadrato 50 per 50 2 euro. Quindi mi sono cominciato a prendere, a fare razzia, poi siccome ne ho preso tanti, la signora mi ha detto scegliene due in omaggio. E quindi wow! Quindi partiamo dal viola, ho preso questo, che non è viola, vedete come si intona, è un prugna, con i fiorellini bianchi, poi l'ho preso tinta unita, poi l'ho preso con i fiori e la lavanda, ve li metto vicino così vedete. Poi l'ho preso di un lilla tenue e questi sono i toni del lilla, molto belli. Faceva freddo a Bergamo, in Sardegna c'era più caldo. Quando siamo arrivati io avevo una maglia, il maglione e un piumino fino. Cavolo, c'era un freddo cane, 8 gradi. No. Non si può dire, e meno male abbiamo fatto poca fila perché siamo arrivate prestissimo. Abbiamo preso l'aereo alle 6:30 da Cagliari, siamo arrivate alle 8, alle 8:30 più o meno. Abbiamo preso un taxi, eravamo già lì in fiera dopo aver fatto colazione, eccetera. E quindi abbiamo aspettato che aprisse la biglietteria. Un freddo cane. Allora, fiorellini. Sto divagando, però tanto dai, nel mentre vi... Ah, ecco, anche questo si abbina con lilla, vedete? Sul lilla ne ho preso parecchi. Poi questa mi piaceva, l'ho presa anche sul rosso, però siccome sono un po' misti, ve li faccio vedere. Allora, sul rosso c'è questa che avete visto anche. Dove la giro? Questa, 2 euro l'uno, sono 50 per 50. Questa che mi è piaciuta, forse l'ho presa anche in altri colori. Metto qui questa con i fiocchetti, deliziosa. E poi sul rosso no, anche perché poi ne ho preso a metraggio sul rosso, un'altra parte. Arancio, arancio non ne compro mai, però mi piace, quindi qua fiorellini, di queste ne ho preso due, vedete? Mi piaceva talmente tanto che ne ho preso due. Non mi sono accorta. Arancio sempre. Questo è una bellissima tonalità di arancio che dà sul salmone più che altro, però si abbina alla perfezione. E questi fiocchetti molto molto carini. Questi sono sull'arancio. Poi beige o nocciola, come vogliamo chiamare questo. Questo. Honeycomb, le cellette delle api, questo, molto shabby, ah no, queste hanno le scritte, bellino, mi è piaciuto. Tutti sono 50 per 50, 2 euro l'uno, poi li ho presi sul blu grigio, cioè questi due sul grigio, sul blu ne ho preso solo uno. Vabbè, pazienza, non so, ecco qui. Questi da quelle signore polacche erano in tre, guardate, un banchetto. Ah, dove ho preso il feltro invece? Ho preso anche, quindi il feltro era 4 pezzi 10 euro, invece il panno Lenci a scelta, quello che volevi anche decorato, erano 7 pezzi 10 euro.
Non ricordo quanto, poi però sono belli grandi. Questo è uno di quelli che ho scelto. Vediamo un po'. No, sono 50 per 50 anche questi. Però dai, venivano proprio una fesseria, eh. Bellino. Poi è bello morbido, guardate. Quindi questo con i beige, con i fiori verdi. Ve l'avvicino così lo vedete meglio. Questo è un color. Non è grigio, vira più sul blu, tra il blu e il grigio, molto bello. Poi di quelli decorati ho proprio preso questo pan, da lontano, questo bellissimo verde, questo melange pan, li metto così, così li vedete. Eccoli qua. Questo che è un cotto, un color salmone cotto, e poi questo che si abbina perfettamente a al feltro. Questi sono 7 pezzi 10 euro e li ho presi in quello stand, ma poi l'ho vedete perché è uno stand grande, se andate a Bergamo lo trovate. Poi, sempre parlando di tessuti, in questo negozio c'era una marea di gente, ma io avrei comprato tutto il negozio. Vendono anche online. Mitch.it, ok. Queste sono a metraggio, venivano 10 euro al metro. Io ne ho preso mezzo metro. Sono cotonine molto, molto belline. Io ho preso questo adorabile. Come vedete, vado sempre sul rosso. E poi questo. Ne ho preso mezzo metro di ciascuno, avrei comprato tutto il negozio perché c'erano tutti i tessuti natalizi, però dai, altrimenti poi non riuscivo a rientrare a casa. E poi dalla bottega delle idee, ecco, eccoci. Sono fermata allo stand, anche lì avrei comprato tutto, però mi sono contenta, già che c'ero, ho preso la polvere di ceramica, mi chiedete sempre quale utilizzo, a me piace molto questa. Eccola qui. Questa costava 5,50 euro, quindi ne ho approfittato dato che col peso c'ero ancora nella valigia e poi questo stampo lo corteggiavo da un po' dato che ero lì, ne avevano di bellissimi, ne avevano anche i nuovi, però ho detto no, dai, per il momento no. E quindi ho preso i bottoncini natalizi dato che si avvicina a Natale, qualcosa di natalizio volevo prenderla. Eccoli qua, molto molto carini, ma li avrete già visti perché mi sa che sono usciti l'anno scorso. Questi costavano, guardate qua con lo scontrino, lo scontrino, eccolo qui, 6,90 lo stampo, 5,50 la polvere di ceramica, eccolo qui. Poi all'ora di pranzo ci siamo incontrate ai fornelli, come dice Denise, invece dei tornelli, ma lo dice per scherzo, perché dovevamo pranzare tutte insieme con un gruppo di ragazze che fanno parte di ATC. ATC è un gruppo di cui faccio parte, quindi hanno preparato le spille bellissime. Io ringrazio tantissimo Denise, poi mi ha lasciato uno dei suoi capolavori super super belli. Denise è un'artista, la trovate come Tropostella, è una cosa, è di una bravura estrema. Oh no, non ho tolto la. Va bene, io ve la faccio vedere così, ma non rende così, eh. Guardate un po' questa ATC. Le ATC sono delle piccole card, ma questi sono capolavori, guardate perché questo in legno, vedete. Anche delle gocce, guardate un po', delle gocce così trasparenti, sembra che abbiano acqua, è bellissimo. Mi dispiace che non riesco a togliere. Eccola qui, dai, esci. Eccola qua, guardate che meraviglia dal vivo. Io sono contentissima di avere un suo ricordo perché lei è bravissima. Guardate un po', vediamo se dietro. Sì,
Sì, ecco qua. Dietro le ATC si scrive questo, quindi ATC Griglia, Troppo Stella Style, chi l'ha fatta? Quindi contatti, la data e il numero. Sono tutte numerate. Questa è la terza di 12, lei ha fatto 180 serie, quindi insomma è abbastanza. Guardate che meraviglia. Niente, io con questo vi saluto, spero di avervi fatto compagnia. Io sono felicissima di essere andata perché sono andata con un gruppo di ragazze che dire che siamo state bene è poco, siamo state benissimo. Poi ci siamo anche sparpagliate, nel senso che poi ognuna aveva i suoi interessi, però ci siamo ritrovate. No, siamo state benissimo. Io spero di fare altri viaggi con loro, di andare a altre fiere, di spendere altri soldi. E oggi vi saluto, vi auguro buona giornata, così carico il video e ve lo metto proprio come buona domenica. Ciao!